Quante volte devo dirvi che davanti alla mia casa non voglio che si lavino e si sciolinino questi panni sporchi e puzzolenti? Ehi, come la fate lunga? Lungo o corto sono affari miei. Come se questa baracca fosse Palazzo Reale. Non è Palazzo Reale, comunque è la casa di due gentiluomini. E vabbè, ma perché la mortifichi così? Povera donna, da una parte deve sciorinare, no? E deve sciorinare proprio davanti alla mia casa. E dove deve farlo? Non voglio interferenze. Qui comando io. Sono o non sono il padrone di casa? No. Come no? Il padrone di casa è il cavalier Terlizzi e sta dentro. Senti, senti, questo è bello. Mi sta aspettando da un'ora ed è arrabbiatissimo. Oh, senti quest'altra. E ha detto che questa volta non se ne va se non gli pagate l'affitto. Ma tu stai sentendo? Oh, sentite che sono sordo. Allora, come facciamo? Scappiamo? No, che scappiamo, bisogna affrontarla a qualunque costo. Il toro va preso per le corna. Già, questo pure bene. Buona donna. Buona donna, sapete se il padrone di casa c'ha le corna? Sono affari suoi. Ma vuoi smettere di scherzare, sì o no? Smettila una buona volta. Ma tu capisci la situazione, io sono rammaricato. Ha detto proprio che non se ne va. Ma questa volta è inutile che ti rammarico, non è il caso proprio. Abbiamo l'incasso della vendita della fontana di Trevi, no? Già. Lo paghiamo con questo. Ma che sei pazzo? Perché? Oh! E perché? Quel denaro corre per mia figlia. Ah, già. Come facciamo? Un'idea. Ho trovato. Gaidro. Ho trovato, magnifica. Usiamo lo stesso sistema che abbiamo usato per il padrone di casa di Milano. Bellissimo. Ti ricordo che funziona bene. Sicuro magnifico. Andiamo a preparare. Vai. Buona donna, lavate pure. E se il caso non fate complimenti, sciorinate. Oh. E no! Ma che bella sorpresa! Vero? E chi se l'aspettava? Io stavo in pensiero. Era un pezzo che non ci vedevamo, è vero? E invece eccomi qui. Sono due ore che l'aspetto. Oh, quando mi dispiace. Se l'avessi saputo sarei venuto prima. Comunque, si accomodi. Sono già accomodato. Ah, già, è vero, che stupido. Comunque allora si scomodi. Faccia il suo comodo. Faccia conto di essere in casa sua. Ma sono in casa mia. No, un momento. Adesso ce l'ho in affitto io e ci convivo da diversi mesi col mio babbo. Da 9 mesi? Ah, sì. Oh, tanto quanto mi dovete per l'affitto. Ma questa volta sono venuto io invece del mio amministratore. Ma perché ha voluto incomodarmi? Perché mi dovete pagare? Ma non posso? Come? Io sono a carico del mio babbo. Alla sua età? E sono minore. Se lei è minore, suo padre che cosa sarà allora? Maggiore. Come? Maggiore di per sé ieri a riposo? Ah sì? Sì. E dove si trova adesso questo maggiore? Glielo ho detto, a riposo, in questo momento sta riposando, sta a lungo sul letto. Allora lo chiama, altrimenti lo chiamo io, maggiore! Lo strilli così che lo spaventa, poverino. Ma è stato poco bene, sa. C'è avuto il morbillo. Morbillo? E anche gli orecchioni. Oh. A proposito di orecchioni, dica. Lei li ha avuti? No, io no. Eppure me l'avevano detto. Chi gliel'ha detto? Sua moglie. Mia moglie. Oh, babbo, babbetto, babbuccio. Babbo d'oro! Ho sentito! E dammi il tempo, no? Porco d'una mitraglia! Avanti, cos'è che vuoi, piccolo discolo? Babbo, c'è questa specie di signore. Vabbè, come sarebbe? Il padrone di casa. Ah, io odio i padroni di casa. Anche io, ma vuol parlare con te, dice che c'è un equivoco. Bene, me lo cucino io. Sì. Poi vi lascio soli, eh? Vai. Scusa. Vai, fanciullo, vai. Maggiore, lei mi deve 9 mesi di pigione e l'affitto di questa casa. Ma lei c'ha le pigne. Io? Semmai mia figlia glieli deve dare. Io sono a carico di mia figlia. Ma come suo figlio è a carico suo e lei è a carico di sua figlia? E non ci faccia caso. Ci carichiamo e ci scarichiamo a vicenda. Siamo o non siamo in democrazia? Diamo lei un maggiore riposo. Avrà una forte pensione. Oh, magari. Non me ne parli. Maggiore. Mi scusi. Ho fatto domande contro domande. Non mi hanno mai voluto riconoscere il grado, figli di un aviondiero. Ma lei non è maggiore dei bersaglieri? Come no? Ho 7 fratelli in famiglia, tutti bersaglieri. Io sono il più grande e quindi sono il maggiore dei bersaglieri. Allora anche lei è un morto di fame. Nulla, tenente. Ma non era maggiore. Ho detto nulla, tenente. Non tengo niente. Papi! La mia piccola Lola! Disturbo? Affatto, figliola. Ma chi è questo bel signore? Oh, troppo buona, signorina. Prego, signora, sa? Tenga. Ma che labbra calde. Lo sa che ho sentito una specie di brivido blu? Oh, signora, io sono il padrone di casa. Ma no. Sì. Lei è il padrone di casa? Così giovane. E poi va in giro in borghese. Babbo. Bimba. Ma tu non dovevi andare a fare quella cosuccia? Sì, figliola. Vado anche perché il signore vuole restare al rapporto con te, Oh, io ci sto. Sì. Mi raccomando, figliola, ricordati che l'onore della nostra famiglia è nelle tue mani. Sì, papà. Ricorda che sei figlio di cotanto padre. Sì, papà. Ricorda la battaglia di Portavia. Ricorda le 5 giornate, ricorda la Marmora. Sì, papà. Attenti!
riposo! Attenti! Non conosci ostacoli. Uomo. È un bersagliere. Ma che facciamo? Stiamo qui così. Mi dia la manina. Oh, acciccia qua. Acciccia qua. Signora. Prego. Grazie. Così. Ah, contento? Sì, signora. Sì. Permette che mi seguo vicino a lei. E no, il mio cappello, signora. Dov'è? Qui. Scusi. Scusi. Prego, signora. Oh. Permette che mi do un po' di cipria? Prego. Faccio il naso lucido. Sa, questi nasi. Lo trova grosso? No, signor. No, Le mie amiche mi dicono che c'ho un nasone, ma per invidia. Mi do un po' di cipria, sì. L'ho sporcata. No, signore, è un piacere. Scusi. Signora, veniamo al dunque. Io ho bisogno dei soldi. No. Non parliamo di soldi. Anch'io se ne ho bisogno. Sì. E tanti. Pensi. C'ho mio marito disoccupato. Oh. E i bambini? E i bambini? Lei ha figli? Io no. Vedete i bambini? Beh, verranno, no? Sono appena 10 anni che sono sposata. Oh. Mi dia tempo. Non so mica gli aschi che si abbuffano. C'ho tutto sulle mie spalle. Sì. Povera donna, ho tutto sulle mie spalle. Guardi che spalle. Sì, vedo. Non guardi che spalle. Sì, tocchi. No, guardi no, che spalle. No, signora, perché? Ma che fa? Non mi guardi così. Oddio, lei mi fa un senso. Mi fa con quegli occhioni. No, lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Ma che gli fa le donne lei con quegli occhi? Ma che le fa le donne con quegli occhi? Con quegli occhi? Niente. Ma che gli fai? Niente. Scusi, sai, sono esuberante. Sì, signora. Signora, non faccia così perché io sono fatto di carne. Anch'io sono fatto di carne. La mia carne urla. No, non è colpa mia la carne. No, signora, non mi provochi, perché io sono un uomo. Anch'io? Anch'io dico sono debole, lo sa, sono debole. C'è signora. No. Mi chiami signora? Signora. Mi chiami Lola? Lola. Ti spiace? No. Mi chiami Lola? Lola. Anzi, Lolita. Lolita. Ti chiami Lolita? Lolita. Ti piace Lolita? Sì. E che ti fai Lolita? No, niente. E che ti fai Lolita? Niente. È un flagrante adulterio, vedrai. Sì, lo son tutto mio marito. Che? E tu, donna fedega, fa cornuto, ma chi? Bada, Santuzzo, schiavo non sono di questa vana tua gelosia. Non cantare. Scansati. No. Te scanso. Oddio. Hai il doglio. No, no. Sì. O sangue suo mai a vivere. No. E tu, cosa vedosa, buttate il tettatore in casa mia. Ma che cosa ha detto? Che cosa è? Portarsi il disonore in casa mia. No, io non l'ho neanche toccato. No, ti toccò. Sì, diciamo la verità, mi toccò. Ha toccato? Non l'ha toccato. Non vuoi ammazzare? No. Spogliati. No. Nudo te voglio ammazzare. Lasci ammazzare. No. Te voglio ammazzare. No. Le soffese si lavano col sangue. No, col sangue, no. E come lo vuoi lavare? Col sapone. Bobbia. No, vi regalo i 9 mesi di prigione che mi dovete. 9 mesi, valgo così poco io. Santuzzo. Ammazzalo. Hai sentito? Vai ammazzalo. No. Un anno? E a poco? Ammazzalo. 2 anni? E a poco? Ammazzalo. 3 anni? Ammazzalo. Che dici? Un triennio? Sì, sta bene. Sì. E allora te lo spalmi? Se vada. Sì. Ma vattene sopra. Che non ci mettere più bene in casa mia. Se vada. Vattene. 3 anni, non ci faccio vedere. Vattene. E anche questa è fatta. Ma bevuto però, Non ce la facevo più. Aspetta.